E un grido si staglia nel cielo. Me coglioni, mazza, mazza americani, forte americani. Beh sì, eravamo un po' americani a Roma. Diciamo. Beh, è bello vedervi così, immaginarvi magari con uno scenario così campestre, queste montagne dietro, voi due a cavallo così con queste chitarre, un po' un'atmosfera da Brokeback Mountain, questi due ragazzi che si fanno compagnia con il suono delle chitarre. A parte queste risate, ma che ride. C'entra Brokeback Mountain? No, vi immaginavo così. Ma che non immaginare, noi abbiamo fatto musica insieme, siamo amici. Vabbè, non è che, non ti devi offendere. Non mi offendo, però Brokeback Mountain, prima vendevo il corpo per strada, mo Brokeback Mountain, dove vuoi arrivare? Sei permaloso, scusa. Ah, permaloso. È geloso del suo culo. No, stai tranquillo, non è che... Mi immaginavo questo scenario, vabbè. Comunque in America ci siamo, voglio dire. Non dicevo niente di strano, questa è un'atmosfera americana. Sì, quali erano i vostri miti? Ecco, guardavate come tutti i ragazzi di allora all'America, immagino. Certo, è evidente, perché l'America per noi era un punto di riferimento. C'era stato il grandissimo Elvis Presley, avevamo questi miti. Mick Jagger, te lo ricordi con la bandiera americana? Inglese. Bob Dylan era un altro. Bob Dylan. E Luciano Ligabue. Ligabue. Rockstar, capito? Che ho detto? Cioè, i miti, le leggende del rock. Mi hai chiamato in causa, eccomi qua. Si è materializzato. Vedi, Luca. Scusa, mi piace poco sto nome Luca. È poco maschio, nel senso se sta A che finisce la fine. Ti posso chiamare Bruno? Come Bruno? Mi chiamo Luca. Mi chiamo Bruno Barbarossa. Perché c'ha le B. Beh, la B è già sinonimo di Bruno Barbarossa. Va bene. Vedi, caro Bruno, come ti dicevo, insomma, noi rocker facciamo una vita sregolata, diciamo. Noi, sai, andiamo avanti sulla la vita. Cos'è la vita? La vita è come una grande autostrada. Bisogna spingere a tavoletta. Sull'autostrada cosa si sente? Odore di diesel, mare, merda, morte e vita. Ah, tutte queste cose insieme. Sì, ti lascio immaginare qual è l'odore che si sente più forte in questo periodo. Immaginiamo tutti. Perché la vita è come una grande autostrada, poi però giustamente bisogna ogni tanto fermarsi e l'autogrill fare una sosta. Magari ti mangi un bel banino. Che ti mangi? Un banino, per esempio. Un banino? Un panino. Certo, hai saputo, è uscito Mastro Lardo. Ah, sarà pieno di salame, di strutto. Ma che? È solo verdure. Ah. Barbabietole, spinaci, bieti, insomma, solo verdure. Diciamo una grande metafora di quest'Italia che si vede in un modo, poi dentro vai a vedere il contenuto è ben diverso. Una grande metafora, insomma. È una metafora. E capisci che noi cantautori abbiamo proprio la necessità di tirar fuori questi, insomma, questi gnommeri che abbiamo dentro, tirarli fuori. Proprio. Questi gnommeri, queste cose, insomma, denunciare delle determinate situazioni perché spesso. La politica non dà delle risposte. La politica. No, scusi, adesso c'è un limite a tutto. La politica è con la P di Palermo. Politica. Esatto, la politica è con la B di Palermo. Esattamente quello che ho detto io. Speranza. La politica, appunto, deve dare delle risposte e spesso non le dà. E allora noi prendiamo la chitarra. Sì. E diciamo, le cantiamo chiare, diciamo, come vanno cantate. Allora, facciamo un passo indietro. Sì, un passo. C'era una politica di qualche anno fa, che uno, anche qualche mese fa, però sembra veramente passato un secolo, no? Chi c'era prima di Berlusconi? A parte Andreotti, diciamo. Ma che? Brodi, per caso? Bravo, mi piace Brodi. Questo ragazzo perché si applica. Bravo, c'era il governo Brodi. Brodi, sì. E allora parla il Brodi così, se no non capisci. Era contornato dai brodiani. Sì. E quindi com'era la vita di un brodiano? Insomma, difficile. Sentiamo com'era. Adesso ti faccio sentire cosa ho scritto in merito. Una vita da brodiano, sempre a prendere schiaffoni, a tenere tutti buoni, circondato da coglioni. Una vita da brodiano, ad arretta anche a Parigi. Tutti vogliono poltrone o minacciano la crisi. Sempre lì, maggioranza, finché se ne sto lì, sto lì. Una vita da brodiano, di chissà che
che dura poco, con l'unione che ormai dorme, non fanno le riforme. Una vita da prodiano, uno strilla, l'altro inciucia, con i senatori a vita, dacci dentro di fiducia. Lì, sempre lì, conto un cazzo, perché se ne sto lì. Sì, ho capito, ma da allora sembra veramente passato un secolo, il quadro, lo scenario politico è completamente cambiato, insomma, mi sembra che ci sia tutta un'altra atmosfera. Beh, hai ragione, sei un grande osservatore, caro Bruno, perché adesso è finita, diciamo, l'epoca della tristezza, che in qualche modo, insomma, qualcuno la raffigurava così, e adesso è cominciata l'epoca della politica felice. Quindi dell'happy hour. Bravo! Bravo, Bruno! Che tieni sei televisioni, che ti fai le leggi su misura, che sei truffatore, falso e disonesto, dicono. Sono comunisti, tu non ci badare, perché tu sei l'unto del Signore. Sempre a lavorare, ti ci vuole un poco di relax. Sei già dentro al puttanaio, vivere, costa fare il figo pure a una certa età. Sei già dentro al puttanaio, fatti la puttura se non duri la metà. Tutti nel lettone grande, più gusto ci sarà. Salvi la l'Italia, plaghi il terremoto, fermi la terza guerra mondiale. Sei già cavaliere, c'è chi ti vorrebbe imperatore. Prendi da Noemi, voli da Gheddafi, costa più la Libia o la Patrizia. Tu querela tutti se ti fa domande scomode. Sei già dentro al puttanaio, vivere, vivere come un porno star. Quanto costa l'adattario, che prestazioni fa? Sei già dentro al puttanaio, ogni bella figlia può ministro diventare. Non scordarti la cultura, o duri la metà. Ci può però scoprire che c'è qualcuno che poi non comprare, o si può sempre partire per un posto che non sai. Dicono che lì non c'è l'idromassaggio, non ci sono vulcani artificiali, ti dà tre pasti al giorno ed un bel pigiama a righe blu. Poi comincia l'ora d'aria, ridere, ridere, ora ridi qua, che la vita a San Vittore più bella sembrerà. Era meglio il puttanaio, vivere, vivere come un porno star. Era meglio fare il fico pure a una certa età.
grazie, tenete botta, grazie. Non c'è niente da fare, io non ce la farò mai a essere rock come Ligabue, con questa voce ruvida, queste ritmiche solide sotto, queste chitarre, queste power. Ma vedi Bruno, non... no Luca scusa, l'ho preso ancora. Ma tu non ti devi crucciare di questo fatto, ognuno ha l'identità che ha, insomma tu hai... Mi piacerebbe però. Ti piacerebbe però, insomma tu sei... Questa anche questa presenza scena, piace. Ma sei un bel ragazzetto pure te. No, io arrivo sempre scrivi un po'. Scrivi delle belle canzoni pure te, che hanno la loro delicatezza, la loro poesia. Molto gentile. No, io voglio fare adesso una... un messaggio promozionale, pubblicità al disco di Luca Barbarossa. Pubblicità pre... perché l'ultimo suo disco è veramente meraviglioso. Grazie, Via delle storie infinite. Troppo, ma dai, adesso non mi sembra il caso. No. Lasciami dire. È un disco che io ho consumato, ho letteralmente consumato. Questo nello stereo di casa, passava per un certo periodo della mia vita, basta adesso, è passato grazie. Sempre Via delle storie infinite. No, te lo giuro. No, no, mi fa piacere, però basta perché è imbarazzante. Cioè, io per almeno 4 mesi ho sentito sempre e solo Via delle storie infinite. Grazie, mi fa piacere perché tu sei una persona che ama la musica, che ha un certo gusto. Te lo dico, è vero, è la verità. Grazie veramente. Ma vuoi sapere mi onora. Tutta la verità? Serpeggia ilarità. No, è che si era rotto il tasto eject, però non veniva fuori il... Adesso che bisogno c'era di dire questa il cosa? Bassoglietta. Una volta che avete prima Brokeback Mountain, vende il corpo per strada, no. Che te fumavi con Roma Spogliato, ma Bruno. Se... No, ma io ero contento che ci fosse quel disco lì, ma voglio dire, scherzi. Metti che c'era stava incastrato un disco di Gigi D'Alessio.